anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Vi racconto qui una pescatina iniziata la mattina all'alba con un bel cappottino di prima mattina, una bellissima alba in compagnia di due simpatici pescatori che un po' appaiono nel video. Poi sono andato a lavorare e poi mi sono sentito con l'amico Peppe del canale Pillole di Spinning e ci siamo incontrati sempre qui al molo, perché lui mi voleva far provare una sua canna che io voglio comprare per Iserra, la Latec Crazy Sea Bass da 3 metri, veramente una canna molto bella. E l'amico Peppe mi dà dei consigli sia sull'acquisto sia su come utilizzarla, su come allestire la combo per Iserra. E finisce il video con un tramonto, ragazzi, che ve lo dovete guardare perché è qualcosa di veramente fantastico. Buona visione e buon video a tutti. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao. Siamo un procco che ci ha regalato un po' di soddisfazioni. E fammi uno strike. Na na na, na uno strike. Na na na, na uno strike. Ragazzi, ce ne andiamo volantissimi al moletto perché c'è l'amico Peppe, come detto in diversi video del nuovo canale Pillole di Spinning, che mi aspetta e che mi farà provare una canna che io voglio comprare. Però lui giustamente consiglia: se puoi, provala prima. Siccome lui ce l'ha, me la farà provare. Canna per Serra. Andiamo, vado con la macchina perché Peppe a una certa ora se ne va e infatti ho due chiamate, sarà lui. Ecco qui la canna che adesso Peppe mi fa provare. Usiamo un needle così. Dove? Sopra? Ma fa che ti è andato. Allora, trucchetto semplicissimo. Prima di lanciare, proprio per evitare quel lavoro lì, un giro a mano. Per vedere. Se sopra è attorcigliato lo senti subito. Un giro a mano, te la porti qui e sei pronto a lanciare. Ma tu vai in paura? Sì, vai. Allora, prima il lancio lo fa Peppe, così mi... Non si aggancia.
Lancia? Parte bene, parte. Ma guarda poi come muove il nido. Sarebbe muovercene una spigola. E ci abbiamo, mai detto, un trecciato bello fatticcio qua. 1,5, 20,5, 21. Madonna, si muove una meraviglia. Questo è il nido al cinese, Il cinese da 7 euro. Alla faccia dei cinesi. Per... Chiaramente dovete avere la fortuna di trovare uno che ha la canna che voi desiderate. 28 grammi, guardate che bel popper. Allora, allunghiamo un po' il filo, riposizioniamoci. Che mo' l'ho lasciata, mangia tutto. Quella fa paura, la vuoi provare? Beh? Prova la Lunamis, perché è una canna che ti perdona tanti errori che... Sei 25, sì. Ragazzi, adesso cominciamo a prendere confidenza, Ragazzi, si lancia che è uno spettacolo qui, Stiamo facendo lezioni di spinning. Lui è il professore e io sono l'allievo. Guarda quello, quello se la mangia 3-4 kg, 5 di altro. Questo fa bello, questo. Un grammo, un e mezzo di quello che hai provato prima, e uno senti la differenza. Ma questi sono quelli di Christian, so. No, questo è di Alex, anche lui, ogni tanto ne azzecca uno veramente bene. Madonna, che meraviglia. Vedi questo? Questa quando si era fatto quest'estate. Sì? Provate. Nonna, bello. Guardate che capolavoro. Differenza di un grammo, senti che differenza che c'è, sia nel lancio che nel recupero. Guardate che capolavoro. Alex Bait. Grotta a mare, hai detto, beh? Sì. Beh, non conoscevo, ma mi sembra un'ottima fattura. Guardate là, pure con un là. Già a te? Figo, questo è tipo quello che ci ho fatto, mio fratello ci ha fatto la strage di trote. Questo è il duplex della Maria. Quando viene? 25. Ok, ragazzi, non sia mai. Occhio che lo vedo bello palettato qua, questo. Quanti grammi? 16. Ah, quindi piccolo ma pesantuccio. Poi la porto giù. Sì. Questo. Voilà. Riprendo con la mano sinistra, caccio un elastico, lo metto in bocca. Quest'altro. Oh. Doppio giro e sopra. Appoggio sul piede, così tappo anche giù per terra dentro, faccio quello che ha. Ciao. Questa è pronta per la prossima volta. A casa lo puoi girare anche così perché sta libero. La sezione sta libera. Si incolla negli schiavi. E questa è pronta. Next. Università dello Spinning. Questa è la borsa che Peppe mostra anche nel suo video.
bellissimo sulle borse, come vanno attrezzate e quale scegliere. Ne ho presa una mo da AliExpress a 15 euro per vedere. Questa 14. Ah, della Daiwa. Azz. No, non è della. È un clone. Ah, è un clone. È un clone. Questo c'ha 3-4 anni. Fatto benissimo. La canna tua. Tu c'hai il portacane lì di fianco, no? Ah, sì, sì, ma pure quella che, che è quello per la borraccia. Con questo ci tengo. Tengo il filo, apro, lo faccio da là dove mi pare. Ah. Lo chiudo, arrivo qua. Lo sgancio, lo pulisco, fa cambio artificiale, apri la borsa, questo lo lascio sta là. Perché mi devo portare un'altra cintura con un'altra attrezzo, sì, sì, di fianco? Io qua c'ho tutto. No, no, se ce l'hai per poggiare è chiaro. Sei a posto, dai, giri così, è finito, e ti metti così. Ando lì, non ti faccio guarire. Questo è 5 metri, mi hai detto? 5 più la testa. Madonna! Il Decathlon. Bello, però. Da Decathlon, la testa l'ho presa su appellando. Questo era 4-5 anni, tranquillamente. Poi questo manico, 24 euro. 5-6 anni sicuro ci va. Ma sembra bello. Bello solido. Tipo di pesce. Questo l'ha visto il pesce. Il mio l'ha visto un po' di meno, però. La spigoletta ce l'ho ricacciata qua. Questo, la cosa bella di questo, sai qual è? Che è trasportabilissimo. Perché è corto, 60 cm. Questo l'ho preso da CS Sport, che poi me l'aveva dato difettato. Loro per cambiarmelo mi hanno detto ce lo devi rispedire a spese tue. Ho scritto alla Costa V. 35 euro 4 metri. Bene. Ho scritto direttamente alla Carson e gli ho detto guarda che questi mi hanno detto che la testa piccola. La testa è mia, questa la testa è mia. È troppo piccola. Poi la rete è così un casino, quando ti si ficca artificiale lì in mezzo. Però questa è silicone, Sì, ma ci passi mezza giornata a ricacciare ancora il tu dici che pure questa è troppo piccola. Questo è piccolo, ma questo l'ho comprato da Gustavo, il primo anno che pescavo a spinning, mi sono fatto consigliare dal venditore. Questa meno di 60, guarda, 50 più è piccola. Perché ti fa matti con gli artificiali, lo so. E poi la rete questa qui lo sganci bene l'artificiale, lì sputi sangue. Qui fa rete a sganciarsi. Ti deve andare proprio con la punta dentro al nodino, ma. Scappo. Va bene, ci sentiamo per telefono. Tu con tutti i tuoi contatti, trona, si vende per il mulinello. Vabbè, io mo faccio, come dire, faccio fare l'altro parte. Faccio un video, lo faccio mo con l'annuncio. Vediamo. Vediamo chi raccoglie. Tramonto, ragazzi. Veramente si sta divinamente. C'è una pace, ma che mancano i centri di meditazione, yoga, si riesce a trovare. Silenzio spezzato dal fruscio della canna che lancia artificiale e da queste onde che si poggiano lentamente contro gli scogli. Che poeta. Guardate giù la maiella. E dopo aver fatto questa bella chiacchierata e queste prove della canna con l'amico Peppe, continuo a pescare, ma più che altro a vedere, visto il mare così limpido, a vedere gli artificiali come si muovono. Infatti può essere molto comodo in questi momenti in cui l'acqua è così limpida sfruttare questo mare per andare a testare i nostri artificiali, fare delle prove di gercate e vedere come si muovono nell'acqua, perché veramente quel giorno l'acqua era di una limpidezza assoluta.
e oltre all'acqua il tramonto che mi si stava, come dire, prospettando era una cosa veramente fantastica. Continuate a vedere il video perché veramente c'è un tramonto di un rosso che da paura, delle immagini veramente belle, non perché le abbia riprese io, ma per il merito del nostro Signore che ce le ha concesse. Veramente, veramente un tramonto da favola. Forse non rende bene perché schiarisce troppo la GoPro, ma vi assicuro che siamo di fronte a un tramonto coi fiocchi, ragazzi. Guardate qua. Sì, non prendi niente, però il tramonto è impagabile. Guardate qui. Che roba. Mi sono fermato un attimo dal pescare perché... Cioè... Che meraviglia! Che meraviglia! Ragazzi, ma che roba è? Mai visto, never seen a beautiful landscape as this. Madonna. Come vi avevo detto, ragazzi, un tramonto veramente da favola. E questo ci ripaga dei cappotti e di tutto quanto. Ma poi stare qui sul mare, scambiare una chiacchiera con un amico pescatore, sentire consigli, fare due lanci, è comunque un modo di passare la giornata e godere delle bellezze che la natura ci offre. Questo è quello che fondamentalmente mi piace della pesca in mare. Poi la cattura ci regala quella adrenalina che ci fa continuare una volta che l'abbiamo provata. Ciao ragazzi,